Climate Fest 2023, siamo qui in presenza di Maurizio, Beppe. Sono due volontari del Parco Nord Milano e ci racconteranno quest'oggi quali sono le attività che svolgono. Noi facciamo parte appunto di un gruppo che aiuta il Parco Nord nelle sue attività, abbiamo compiti di accoglienza per il pubblico e aderiamo al Climate Fest in questa occasione. Insomma, ecco. Ci vuole mostrare quali sono le attività che svolgete nel quotidiano, in particolare quest'oggi? Allora, noi svolgiamo attività settimanalmente al Parco Nord durante i weekend, facciamo accoglienza al pubblico e invitiamo alla partecipazione delle varie attività che vengono organizzate al parco. Normalmente non siamo mai qui al laghetto, però oggi in occasione del Climate Fest partecipiamo anche noi. Vuole mostrarci cosa c'ha a disposizione? Noi, come attività principali del nostro gruppo, sono appunto l'accoglienza, l'organizzazione di visite guidate al parco partecipiamo all'organizzazione degli eventi che avvengono sia al parco oppure alla struttura che è qui vicino di Oxygen, dove appunto il parco organizza concerti, conferenze, spettacoli teatrali e quant'altro, no? E facciamo un po' di divulgazione e cerchiamo di essere utili al pubblico dando le indicazioni il più giusto possibile per poterli convincere a partecipare alle varie iniziative. Un esempio di iniziativa che e adesso qui non abbiamo niente, potevo fare l'esempio delle visite guidate, mi manca un po' il materiale necessario, però in poche parole noi per esempio domani mattina organizziamo questa visita guidata, tempo permettendo, perché ovviamente non si tratta di un percorso che si svolge nel parco, dove facciamo ascoltare anche delle audioguide e raccontiamo un po' la storia del parco e quali sono un po' e qual è l'origine e l'evoluzione del parco, e aiutiamo a conoscere un po' i posti più belli del parco. Vuole aggiungere altro? Ma direi di no adesso. Vuole aggiungere qualcosa lei? No, fondamentalmente comunque siamo situati nella cascina all'interno del parco, c'è la cascina dove anche lì si fanno tanti eventi tipo concerti, appunto questi sono dei programmi che sponsorizziamo, cerchiamo di coinvolgere le persone affinché vengano al parco, soprattutto che conoscono bene il parco e lo vivano in maniera tranquilla, sicura e piacevole, perché c'è molto da scoprire, tanti vedono ma non capiscono, quindi noi dobbiamo spiegare un po' quello che è la natura, come è nato il parco, appunto come ha detto lui, nasce dalla vecchia fabbrica Brera, mitica fabbrica. Siamo sopra le ceneri della Brera, per dire, no? Però c'è tutta una storia lunga che raccontiamo anche all'interno del, come si chiama, dove c'è la cascina, che c'è il video, la sala. Sì, abbiamo anche come un'altra cosa che facciamo da un mese o due, un mese e mezzo, insomma, è stato aperto il museo del parco e noi organizziamo le visite a questo museo, che è un museo interattivo multimediale del parco, e quello avviene all'interno della cascina. Cioè, tutto questo per dire, insomma, per aderire un po' a quello che è lo slogan del parco, che se guardate sulle intestazioni del parco dice il parco fa cultura, cerchiamo di impegnarci il più possibile per divulgarla, insomma. Molto interessante, io vi ringrazio e vi auguro buon Climate Fest. Grazie, anche a voi.